La parola custode viene da un'antica radice cu, che vuol dire prendersi cura, vuol dire proteggere, stare a guardia, ma vuol dire anche velare, nascondere. Mi piace molto questo elemento del nascondiglio, del silenzio, perché il silenzio sarà un protagonista, penso, di questo progetto. L'azione che chiediamo di fare ai custodi del fiume è proprio quella, silenziosamente, segretamente, di recarsi al fiume e raccoglierne i dati, prendere dall'acqua i dati che sono necessari a raccontare lo stato di salute del fiume. Quindi essere custodi significherà questo, significherà prendersi cura silenziosamente e con amore del fiume Oreto. Progetto Iudatinos è il progetto che abbiamo presentato e con cui abbiamo vinto il programma Creative Living Lab della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIBACT. Lo abbiamo fatto insieme agli artisti Oriana Persico e Salvatore Iaconesi perché, come ecomuseo, ci sentiamo da tempo i custodi della foce del fiume, che è proprio il posto dove ci troviamo adesso. Essere ecomuseo significa essere un patto tra cittadini che decidono di prendersi cura di un territorio ed è nata proprio da questa definizione di patto, l'alleanza con il Patto di Fiume, che è un comitato composto da persone meravigliose che hanno deciso alcuni anni fa di unire le forze proprio per chiedere, che il fiume Oreto torni a essere quella meraviglia della natura che era tanti anni fa. Noi collaboriamo, facciamo parte di questo comitato e a loro è dedicato Iudatinos.